D'accordo, il parere è favorevole, gli altri tutti contrari. Va bene. Perfetto. Allora, relatore all'Asia, prego. I pareri gli emendamenti dell'articolo 32 sono favorevoli. Tutti favorevoli. Tutti favorevoli. Va bene. Allora, sottosegretaria. Conforme al relatore di maggioranza. Conforme al relatore di maggioranza. Va bene. Allora siamo al 32.1, 32.2, 32.3, quindi parere contrario, Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Allora, scusate, devo annullare la votazione perché la deputata Ricciatti aveva alzato la mano, ma non me ne ero accorta in tempo utile. Annullata la votazione, deputata Ricciatti, prego. Grazie signora Presidente, non vorrei rallentare il corso dell'esame di questo provvedimento, però l'articolo 32 rischia di essere l'articolo più complesso e controverso che probabilmente farà discutere tutti i gruppi parlamentari molto più di tutti gli altri articoli. Il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà ha deciso e ha scelto di presentare un emendamento totalmente soppressivo dell'articolo 32. Perché con l'articolo 32 il Governo e questa maggioranza decidono di consentire l'ingresso di soci capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia detenuta da un privato. E questa è una cosa che noi non riteniamo né giusta né soprattutto equa. Cioè infileremo e affideremo alle società di capitali tutta la gestione dell'industria e del settore farmaceutico. I soci, altra novità che introducete con l'articolo 32, non dovranno più essere necessariamente dei farmacisti, questo significa che non sarà più necessaria una laurea in farmacia per poter essere socio di una farmacia. E non c'è più nemmeno, fate sparire sempre con questo articolo 42, il limite delle 4 licenze per un identico soggetto nel settore delle farmacie. La novità introdotta di fatto è che state mettendo il sistema farmaceutico in mano alle multinazionali. E sappiamo anche che quindi le multinazionali potranno diventare titolari di farmacie private, essendo decaduto peraltro l'obbligo del titolare di farmacia di essere in possesso del titolo di farmacista. È bene capire però quale sarà l'impatto finale dell'articolo 32 e delle norme che magari nell'indifferenza generale e collettiva di quest'Aula andremo o non andremo a votare. Il rischio forte è proprio che avete chiamato questo provvedimento concorrenza, mentre invece guardate che rispetto all'articolo 32 di concorrenza non c'è nulla. Forse c'è qualche regalo a qualche amico di qualche altro amico, ma di concorrenza non c'è nulla. E con l'articolo 32 voi state sancendo la morte delle farmacie rurali, voi state sancendo la morte da un punto di vista professionale di tutti quei farmacisti titolari di parafarmacia. E il risultato sarà solamente uno. Con questo provvedimento le piccole farmacie sono destinate a chiudere. Quindi l'appello che io voglio fare alla sottosegretaria Vicari e a questa maggioranza è di accantonare l'articolo 32, o forse sarebbe meglio sopprimerlo ed affrontarlo con tempi molto più ampi e probabilmente anche con coscienze molto più serene e di affrontarlo in un provvedimento ad hoc, in un provvedimento dedicato, per poter capire come possiamo infilare e affrontare il tema di tutte le farmacie del settore farmaceutico e dell'industria farmaceutica secondo le linee guida della concorrenza. Però vi preghiamo, questo è uno degli ultimi appelli che il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà vuole fare a questo governo, sfiliamo l'articolo 32 da questo provvedimento, affrontiamola nella sede più opportuna che è la Commissione Affari Sociali, andiamo a consultarci con chi volete, riapriamo un ciclo di audizioni e proviamo a ragionare senza paraocchi e supposizioni precostituite. Per una volta proviamo a fare politica liberi dal potere lobbistico. La ringrazio, deputata Ricciatti. Allora, c'era il deputato Palese che chiedeva intervenire. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie signora Presidente. Anche noi siamo per la soppressione dell'articolo 32 così come è stato formulato. Questo provvedimento che va sotto il nome di concorrenza e liberalizzazione, in riferimento all'articolo 32 e al servizio farmaceutico, non liberalizza assolutamente nulla e non mette in concorrenza assolutamente nulla. Crea invece una struttura concorrenziale
completamente, cioè nuova, che è solo economico-finanziario di natura commerciale, e distrugge completamente, cioè un servizio che è quello del servizio farmaceutico, che era una ricchezza del nostro paese fino a poco tempo fa. E io penso, cioè, che su questo bisogna fare pure una riflessione complessiva, perché, cioè, non c'è solo questo aspetto e questa situazione, cioè, che è determinante in riferimento a quella che può essere la prospettiva successiva, ma addirittura, cioè, costringe anche quel poco che è rimasto agli accorpamenti, costringe, cioè, alla scomparsa totale, cioè, sia delle parafarmacie.